deranjată de lipsa activității procesuale în momentul. Domnul Presidente, giustissimi giudici, proprio il fatto di parlare per ultimo mi pone in una situazione di vantaggio da un lato e di svantaggio dall'altro. Il vantaggio è che io mi richiamerò e non dovrò ritrattare i temi di carattere generale, in particolare il tema sul dolo, del concorso, il discorso della prova, il tema sul questi temi generali che sono stati già affrontati da chi sicuramente meglio di me poteva esporli. L'unico svantaggio è quello che essendo per ultimo dovrò appunto abusare della vostra pazienza e in questo mi riprometto di concentrare al minimo indispensabile il mio intervento proprio su quelli sulle repliche che sono state pronunciate, quindi poste lunedì dai pubblici ministeri e dalla parte civile Banca d'Italia in particolare. Parto proprio dall'esordio della replica dei pubblici ministeri che era il dottor Salvadori ha dato quella che è la sua definizione diciamo della prassi e del fenomeno che sono alla base di tutti i capi di imputazione contestati. Prassi e fenomeno che, come ha magistralmente rappresentato il professor Dumignoni, sono termini che non dovrebbero nemmeno avere ingresso in queste aule. Tuttavia, appunto, la definizione che mi dà il dottor Salvadori, cioè di prassi intesa come sistematicità, dal 2010-2011 dell'utilizzo delle operazioni finanziate, delle operazioni passate, come vogliamo chiamarle, e per fenomeno il fatto che tale prassi avrà dato luogo ad un capitale, ad una quantità di capitale finanziato considerevole, significativa, quanto significativa non è dato di saperlo, non lo sappiamo ancora quale sia il limite all'esito di questo dibattimento, e quindi che in definitiva non si trattava di quelle azioni isolate, frutto di un'iniziativa di un singolo funzionario o in questo senso un singolo funzionario, diciamo, infedele. Bene, proprio questa definizione, considerando il compendio probatorio complessivo nel suo complesso, porta ad escludere quindi che la prova che il dottor Giuseppe fosse consapevole della prassi, intesa in questo senso, così come definita dal pubblico ministero, e tantomeno del fenomeno, né che avesse alcun elemento per venire a conoscenza o per essere in qualche modo a parlarlo, perché appunto il capo di imputazione parla sempre di avallo di questa prassi. Perché dico questo? È un punto chiave relativo alla nostra difesa ed è stato in questo senso richiamato anche dal pubblico ministero, in particolar modo dal dottor Pipesi. Cioè, nessun cliente finanziario, nessun funzionario, nemmeno dare l'altro, nessun documento ha riferito in quest'aula, non solo in quest'aula, ma nemmeno in altre sedi, cioè abbiamo intercettazioni telefoniche, sms, insomma informazioni. Però sono argomenti che avete già spesso in discussione, mi pregherei di concentrarvi sulle repliche, sì. Perché come ho già detto prima, non possiamo rifare la discussione. Queste repliche? No, però queste sono argomenti già spesi in sede di discussione. Sì, ma la definizione che ci ha dato il pubblico ministero di prassi e di fenomeno implica appunto che il fatto che se queste sono le definizioni, il dottor Giuseppe non conosceva altre operazioni oltre a quelle della Z, su cui non ripetiamo quale caratteristica avesse questa operazione. Quindi se il dottor Pipeschi invece in riferimento a Cauduro e Dalle Carbonara, Cauduro peraltro vice direttore generale, dice che non è sufficiente sapere, quindi deduco ancora di più che se lui appunto conosceva comunque molto, è già stato detto dal professor Dominioni, ancor più per quanto riguarda il giudicato Giuseppe deve valere questo principio. Sempre in tema ancora di prassi e fenomeno, il dottor Pipeschi a sua volta sulla valutazione della prova fa delle affermazioni
non condivisi da questa difesa. Ribadiamo, è già stato detto da chi ci ha preceduto oggi, che il principio chiaro è quello dell'anno della prova in capo all'accusa e non certo, non è certo la difesa a dover fornire la prova. Detto questo, sarebbe stato onere dell'accusa appunto dimostrare la consapevolezza da parte degli otto attraverso il funzionario, il socio, documentazione e quant'altro. Ciò non solo non è stato provato dall'accusa, ma addirittura da parte della difesa è stata fornita la prova della mancata conoscenza. La mancata conoscenza, su questo però il dottor Pipeschi ci dice: prova mancata non è prova contraria, ci dice in replica. Su questo si può essere d'accordo, però la prova contraria esige prima di tutto una prova diretta che vada contrastata, prova diretta che non c'è però in questo caso, non c'è nel caso di specie. Non può essere prova diretta un teorema, cioè ha fatto un'operazione, e questo la contestiamo, però questo è il teorema, quindi è la conoscenza del fenomeno e della prassi nei termini definiti dal pubblico ministero alla scorsa udienza. E quindi la prova diretta accusatoria che manca. E l'accusa ne è consapevole, tant'è che da un lato dice che non basta la conoscenza, dall'altro però dice ma uno spicchio di conoscenza può essere sufficiente. Però sicuramente anche fosse una singola operazione, cosa che è contestato, che è contestata da questa difesa, questo non è sicuramente sufficiente. Anche l'esempio che viene fatto dall'accusa in sede di replica, cioè il riconoscimento, non si tratta di uno o due testi che riconoscono il colpevole e gli altri no. Qui non c'è nessun test che riconosce il colpevole. E quindi in questo senso, quando in fase istruttoria, per esempio invece in un altro argomento accusatorio, il pubblico ministero riteneva in fase di chiusura di indagine che vi fossero stati degli stormi, lì c'era un documento, è stato prodotto il documento contrario, lì è stata fornita la prova contraria richiesta dal pubblico ministero, perché c'era una prova diretta ed è stata contrastata, ma in questo caso non c'era prova diretta e quindi in questo senso l'argomentazione del pubblico ministero non è sostenibile ad avviso di questa difesa. Tanto più che è stata la stessa procura a citare i soci finanziati come propri testi, non questa difesa. E cosa dovevano venire a dire questi testi? La lista testi è chiara in questo senso. Cioè questi testi erano stati chiamati per riferire sui rapporti intercorsi e gli incontri avuti in merito alle operazioni finanziate con gli esponenti della banca e tra di essi con gli imputati. Quindi una delle finalità dell'accusa, non era l'unica nel citare questi testi, era proprio quella relativa alla conoscenza che delle operazioni finanziate dei soci avevano gli imputati, tra essi Tigliotto Giuseppe. Ebbene appunto nessuno ha confermato questa che era onere dell'accusa provare. Non solo i 45 testi non hanno confermato, neanche noi abbiamo indicato anche altre decine di testi che non sono stati ammessi ed erano proprio sulla prova negativa, come riferito dal professor Manes. Quindi abbiamo provato anche a fornire la prova negativa che non spettava questa difesa fornire. Ancora anche oltre migliaia di parti civili comunque costituite in questo processo, nessuno di essi negli atti di Costituzione, o comunque nessuno ha chiesto di provare di aver riferito a Zigliotto di operazioni finanziate, piuttosto di aver ricevuto un consiglio da Zigliotto, piuttosto che di aver parlato in qualsiasi modo con Zigliotto, cioè quindi con un consigliere di amministrazione della banca, cosa che avrebbe avuto tutto l'interesse a farlo. Nessuno l'ha riferito, nessuno l'ha fatto perché ciò pacificamente non è mai avvenuto. La prova mancata quindi è dell'accusa. Questo è un tema che ci premeva affrontare. Sotto altro profilo, il pubblico ministero lamenta che nessuno, il pubblico ministero lamenta che nessuno delle strutture avrebbe avuto il non si è fornita la prova che ci fosse indicazione delle strutture di non riferire del capitale finanziato al Consiglio di amministrazione, in particolar modo per quanto ci interessa al Zigliotto Giuseppe. Anche qui uno strano stravolgimento dell'onere della prova.
Ciò che è rilevante ed è provato è che nessuno effettivamente ha riferito di ciò, nessun funzionario a Zigliotto. Comunque è emerso in corso di dibattimento come la banca fosse strutturata a compartimenti stagni e come comunque il direttore generale facesse da filtro intercettando tutte e qualsiasi possibile comunicazione col consiglio di amministrazione. Peraltro, né Baruffato né Giustini, che sono gli unici funzionari della banca con cui ha avuto a che fare Zigliotto, riferiscono di aver parlato con lui di altre operazioni oltre a quella di Zeta, su cui non ci ripetiamo, sulle caratteristiche di cui non ci ripetiamo questa sera. Altro punto dei pubblici ministeri in replica è quello che le difese avrebbero lamentato un perché solo noi. Se riferito alla difesa degli otto, non era un perché solo noi, ma perché io, ed era riferito a un suo confronto, un confronto della posizione degli otto con quella degli altri consiglieri di amministrazione, in particolar modo Rossella, Monocchio, Giucato, Miranda, per evidenziare appunto come le stesse argomentazioni del DM chiedere l'archiviazione valessero ancora di più per Zigliotto, sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo. E nonostante la sua posizione sia stata oggetto, questo è indubitabile, di un approfondimento istruttorio notevole e minuzioso. Quindi non perché solo io, ma perché io alla luce di questo. In tema poi valutazione delle prove dichiarative, per il PM, per i pubblici ministeri sempre in sede di replica, hanno sostenuto appunto di non essersi mai basati su un'unica prova, bensì su plurime prove convergenti piuttosto che su documenti o altri. Questo ragionamento non è stato applicato, a nostro avviso, per quanto riguarda la posizione Zigliotto, che si basa esclusivamente, diciamo, sulla deposizione di un testimone per un fatto che è stato il primo ad essere sentito in questa sede, e per un fatto testi che neppure ricordava se era stato Giustino Balboni a proporre l'operazione Z. Quindi su questo abbiamo già detto, sulla cronologia del finanziamento e quant'altro, ma soprattutto, e anche per quanto riguarda per esempio altro elemento che non è stato evidenziato, perché Baruffato in sede di quelle che sono le indagini dell'audit svolte nell'estate del 2015, tanto valorizzate dall'accusa, mai parla esclusivamente dell'operazione Z e non per esempio di quella del fratello che tanto viene richiamata sempre dal pubblico ministero e che poi riporta invece solo successivamente in questa sede dopo 4 anni. Detto questo, parla appunto dell'operazione Z, che ritornando a questo dice: a parte l'operazione perfezionata da Z, che sarà il Zigliotto, il signor Baruffato non è a conoscenza di fatti o elementi specifici. Quindi fa riferimento esclusivamente a questa circostanza, poi che comunque anche qua sempre in termini di prova diretta e prova contraria, è stata fornita la prova contraria con la testimonianza del fratello, oltre che con la deposizione di Giustini, nonché con l'esame del notario. Quanto poi al concorso, anche qui i pubblici ministeri sostengono che da questo punto di vista la condotta unitaria sarebbe tale in quanto legata al fine comune, cioè non negli interessi personali dei soggetti, su questo pare pacifico, bensì nel mantenere in equilibrio il mercato secondario. Anche su questo non c'è però nessuna prova, in particolar modo per il dottor Giuseppe. Perché se logica vuole che se avesse saputo di difficoltà nel secondario sarebbe stato bene alla larga l'operazione di questo genere, non avrebbe acquistato azioni. In questo senso appunto manca qualsiasi prova di quale contributo abbia dato eventualmente abbia portato in particolar modo il Zigliotto Giuseppe. Ripeto, mi pare che sia stato documentato e provato che l'operazione Z l'ha compiuto perché la riteneva utile per la propria azienda, una finanziaria,
in un'ottica imprenditoriale per le mie di presidenza che aveva, e per aiutare la banca con capitale vero. E questo è anche riferito, tra l'altro, dallo stesso Baruffato, seppur su contestazione, quando appunto dice che quando ha fatto questa operazione l'ha fatta per fornire il capitale in favore alla banca, famoso spesso viene citato, era il favore per fornire il capitale vero. Punto. Se altri avevano altri fini, questo Giuliano Giuseppe non lo sapeva e non lo poteva sapere. E questo è dimostrato inequivocabilmente dagli appunti. Gli appunti di maggio-giugno 2015, documenti 731 e 732, dove lì svolge le sue indagini e apprende quello che non sapeva prima. Ancora, sempre in relazione a questo, i pubblici ministeri ritengono che per la condanna non è necessaria una prova diretta. In questo senso, in riferimento al presidente Zonin, sostengono la sussistenza di una prova logica e deduttiva sulla sua mancata reazione al fenomeno del capitale finanziato. Per Zigliotto questa argomentazione vale al contrario, nel senso che il comportamento successivo porta a dimostrare la mancanza di consapevolezza. Ricordiamo ancora gli appunti e comunque tutta la sua reazione in relazione a quello che avviene con i funzionari, con l'eccezione del giurato e quant'altro, e non sto qui a ripetere quello che è già stato detto. Sulla normativa relativa al capitale finanziato, mi richiamo alla memoria, alle brevissime note che abbiamo depositato, evidenziando come ci sia ancora incertezza su questa interpretazione e come ci siano ancora delle considerazioni diverse fatte da Banca d'Italia e dei pubblici ministeri. Vado quindi brevemente a replicare invece la Banca d'Italia. Banca d'Italia, alla memoria in particolar modo diretta, Banca d'Italia sostiene a più riprese la chiarezza e l'oggettività della normativa, che poi sappiamo che sono circolari, emanata dalla stessa, in quanto dice era ben nota ai vertici di Banca Popolare di Vicenza, perché erano venuti qui da noi e in sede quando era stato progettato l'aumento del capitale del 2013, e quindi erano ben consci della necessità di dedurre queste tipologie di operazioni perché vi erano in alfa. Innanzitutto, se era così chiara la normativa, non si spiega sinceramente, non si spiegano le note tecniche più volte inviate alla Procura in sede di indagine, la memoria prodotta in questa sede in dibattimento, la memoria in sede di conclusione, la memoria ancora in sede diretta. E le contraddizioni e le contrastanti interpretazioni che si hanno dall'Ufficio della Procura, dalla Banca d'Italia, dai consulenti stessi del pubblico ministero. Inoltre poi non è chiaro a quali vertici si riferisce Banca d'Italia, perché non certo a Zigliotto Giuseppe, nel senso che Zigliotto Giuseppe, lo sappiamo, era consigliere dell'amministrazione privo di deleghe, ma comunque non ha mai interloquito con un funzionario di Banca d'Italia, né mai andato in Banca d'Italia per l'aumento di capitale del 2013. E ricordiamo che su questo punto erano state date deleghe al direttore generale e al vice direttore generale, quindi erano delegate le strutture su questo. E sull'aumento di capitale del 2013, in Miniacrop, abbiamo già sentito come venisse considerato solo per i nuovi soci. Infine, nella stessa memoria, Banca d'Italia, pagina 2, riferisce di controvertica di replica, quella depositata alla scorsa utenza, ci dice appunto, ci parla di un'ampia delegificazione, stante la complessità tecnica della materia creditizia e l'aggiornamento tempestivo che la normativa richiede per disciplinare un'attività imprenditoriale in continua evoluzione. Come dire quindi che nemmeno Banca d'Italia riesce a stare al passo, figuratevi un componente del Consiglio di amministrazione non esecutivo con il Consiglio di deleghe, che sicuramente non ha competenza in una materia di complessità tecnica tale. Cerco di
rapidamente andare a quelle che sono le conclusioni, questa replica, che penso di essere stato nei tempi che mi avevate prefisso, e ripeto, quello che risulta appunto del circolare in altre Italia, da applicarsi poi, adesso se l'ultima interpretazione non si capisce quindi se vanno applicati in via analogica piuttosto che in via estensiva, sul capitale finanziato è di ardua compressione, sicuramente anche per gli specialisti del settore lo dimostrano appunto l'ulteriore e diversa interpretazione fatta dai pubblici ministeri con l'ultima memoria. Di dopo appunto era consigliere non esecutivo privo di deleghe e non c'è prova che sia la conoscenza e conoscibilità del fenomeno della classe così come intesa dai pubblici ministeri indicati in capo di imputazione. Sull'operazione Z non sto qui a ripetermi di quali sono le caratteristiche di questa operazione di Z che non è che è una società finanziaria e che quindi si trattava di un'operazione di investimento immobiliare compiuta con lo strumento della leva finanziaria così come indicata come lecita proprio dalle memorie del pubblico ministero. Quindi manca una consapevolezza della prassi al limite di operazioni svolte da Z che però appunto sul resto non ha mai avuto alcun rapporto con funzionari o soci finanziati che abbiano svolto operazioni di questo genere. Su tutto il resto non c'è nulla, non c'è nemmeno, come sostenuto dai pubblici ministeri, una baglia indiretta, non so come chiamarla, cioè il fatto di sostenuto, anche qua non provato, una mera ipotesi, teorema, che l'operazione Z fosse caratterizzante per la rete piuttosto che di ostacolo alla segnalazione, visto che la conosceva solo mal fatto, perché è solo il funzionario per un fatto che un funzionario capo area di un'area periferica che, di cui ha la conoscenza di questa operazione. Se anche fosse ritenuta finanziata, manca qualsiasi prova della consapevolezza sulla necessità di sconfuto della misura dello stesso e se fosse o meno già stata sconfutata. Il concetto di infine di processo mediatico non è stato fatto proprio da questa difesa, quindi abilmente sicuramente i pubblici ministeri hanno cercato di girare a loro a favore questo concetto. Quello che voi sapete meglio di me sicuramente è che non dovete certo qui giudicare sulla robusta della Banca Popolare di Vicenza, ma verificare proprio se l'ipotesi accusatoria, così come è indicata nei capi di imputazione precisamente indicata, sia attribuibile a ciascun imputato e al di là di ogni ragionevole dubbio, sia sui fatti contestati che sul dolo, su cui avrei voluto dire qualcosa, ma mi richiamo sicuramente a quanto già è stato ampiamente e molto meglio di quanto avrei detto io, sostenuto da chi mi ha preceduto. Certamente pressioni, come sono state riferite dai PM, non da questa difesa, da tutte le parti ci sono state, ci saranno, ci sono e ci saranno in questo processo. E l'arduo compito che non vi invidio, sarà proprio quello di applicare tecnicamente il diritto. Da questo punto di vista, l'accertamento dell'esistenza di eventuali responsabilità penali dovrà essere indipendente e scevro da qualsiasi condizionamento, da qualsiasi parte provenga. Solo così, e questo vale per tutti, anche per noi, non si avranno conti aperti con la propria coscienza, che è il giudice inappellabile di ciascuno di noi. In tal senso, e concludo, un'analisi serena che è un immenso compendio preparatorio che nessuno meglio di voi conosce, di questo sono certo, a nostro avviso non potrà che condurre a una soluzione, ad una giusta soluzione dell'imputato Zigliotti Giuseppe. Grazie.